La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra che come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di imballare e dimenticare tutto ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli. Tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente salvatrici, incapaci di fare appello dell'immunità necessaria per far fronte all'avversità. Meditazione di Papa Francesco, 27 marzo 2020. Un cordiale saluto a tutti coloro che ci seguono, ben ritrovati in questo spazio di approfondimento sulla fede ai tempi del coronavirus, un programma a cura della sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Con la puntata odierna si chiude un ciclo iniziato allo scopo di portare sul piccolo schermo il dibattito teologico, di aprire ad una più vasta comunità le porte del nostro osservatorio privilegiato dalla collina di Capodimonte, per una osmosi sempre viva e vivificante tra la riflessione teologica e il vissuto quotidiano. Preziosissimo è stato in tal senso il contributo del direttore dell'Istituto di Scienze Pastorali, il nostro navigatore d'eccezione di molte puntate. Ben ritrovato, professor Matarazzo. Salve, salve a tutti gli amici e in particolare a tutti quelli che oggi in un certo modo si affacciano a questo nostro modo di fare teologia, ma soprattutto di diffondere le domande della fede. E andiamo dunque a conoscere questi nostri amici e compagni di viaggio della puntata odierna, a cominciare da Luca Diotallevi, sociologo di fama, docente presso l'Ateneo Roma III. Benvenuto, professor Diotallevi. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie. È un religioso, parroco, vicario episcopale e missionario, ma soprattutto quest'oggi è con noi in veste d'autore per la sua recente interessantissima pubblicazione dal titolo Per una parrocchia generativa. Do il benvenuto a Padre Salvatore Farì. Salve, un abbraccio a tutti. E dulcis in fundo rivolgo il mio saluto a Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme. Benvenuto, Eccellenza. Buongiorno a tutti, sono contento di essere in questo riquadro. Piacere nostro. Passo subito la parola al professor Matarazzo chiedendogli una meditazione iniziale che tiri anche un po' le fila di questo percorso che abbiamo compiuto, visto che con la puntata di oggi, in qualche modo, come dicevamo prima, si conclude un ciclo. Grazie, direttore. Io, come sempre, sarò rapido, ma non velocissimo, nel senso che richiamerei l'attenzione al 27 marzo 2020, la meditazione di Papa Francesco ha attirato l'attenzione di milioni di persone. E in questo ciclo di puntate della trasmissione Scesa la sera, punto interrogativo, abbiamo toccato vari aspetti, aspetti inediti, comunque non esplorati sicuramente in questo ampio dibattito pubblico che comunque da 2 mesi catalizza un po' l'attenzione di tutti noi. E nonostante il distanziamento fisico, sinceramente non percepisco affatto un distanziamento sociale, almeno dal punto di vista del collegamento e della voglia di stare insieme. E anche oggi ripartiamo da una domanda. È scesa la sera? Ripartiamo dal brano letto, ovviamente, in apertura da un giovanissimo interprete, in un certo modo speranza di futuro, pegno di vita. Mi rivolgo al vescovo. Eccellenza, lei ha insegnato filosofia per anni, è stato formatore in qualità di rettore del seminario di Catania. Mi ponevo e ci ponevamo una domanda. Oggi occorre la testimonianza, soprattutto in questi giorni, in questo tempo. E la testimonianza, cioè l'essere testimoni del Vangelo della vita, riscoprire la bellezza del volto dell'altro, come i cristiani in un certo modo sanno essere prossimi, cioè oggi, soprattutto in tempo di grande difficoltà, e lo sanno essere costile, come indicato da Gesù. E oggi è palesemente chiaro che l'annuncio e la carità
non si fermano alle strutture, alle parrocchie, ai centri aggregativi, quasi hanno bisogno di essere vitalizzati anche da una nuova motivazione. E lei, in questa recente pubblicazione, richiama un po' l'attenzione per dire come è possibile che l'alterità sia centro della vita e la gratitudine come logica dell'umano. Come lei ha sperimentato da pastore e da filosofo questa attenzione antropologica? Ma l'ho sperimentata sul campo, soprattutto con la capacità che ciascuno di noi dovrebbe avere da un punto di vista umano, è la capacità di ascoltare. E nel momento in cui tu ascolti, il centro non sei tu, il centro è fuori di te, no? E quindi in questa proprio uscita, come ci direbbe anche Papa Francesco, da se stessi all'altro, ecco, già c'è questa dinamica, no? Sei come denucleato, il centro è fuori di te, e in questa dimensione proprio, che poi è una dimensione direi umana, e per noi è una dimensione pastorale, perché sappiamo quanto è importante dare e offrire agli altri questa disponibilità, essere capaci cioè di ascoltare gli altri, di ascoltare tutto. E in fondo questo va nella linea che Papa Francesco ci sta dando, che è la linea di un discernimento, a livello personale, ma poi anche di un discernimento a livello comunitario. Ma questo quando lo puoi fare se non sei capace di ascoltare, no? E quindi di metterti in questo atteggiamento che è umano, e poi sappiamo che è profondamente religioso, fides exaudito, la fede, ci dice San Paolo, nasce dall'ascolto, questa capacità che noi abbiamo proprio di denuclearci, ecco, quindi di dare importanza all'altro e agli altri. Grazie mille eccellenza, io prendo la parola per rivolgermi a Padre Salvatore, visto che abbiamo accennato alla sua recente pubblicazione dedicata, al suo studio dedicato alla parrocchia. Ecco, la parrocchia oggi è davvero fuori le mura? Credo che questo tempo di Covid è un tempo opportuno anche per la parrocchia, per evangelizzare la rete. La parrocchia non può essere una struttura, direi, separata dalla gente, non può essere una stazione di servizio. Certamente siamo abituati a una pastorale di conservazione, a una pastorale sacramentaria. Ecco, attraverso questa pubblicazione abbiamo voluto esprimere la necessità di una parrocchia generativa che dia la priorità proprio all'evangelizzazione, alla cura e alla vicinanza. Solo così la parrocchia può essere generativa. Dal tempio al territorio, dalla pastorale dell'ovile alla pastorale dei pascoli. Quindi riteniamo che una parrocchia, per essere generativa, soprattutto in questo tempo di emergenza, deve essere una parrocchia sbilanciata verso il territorio, sbilanciata verso la vita quotidiana della gente. Professor Matarazzo, abbiamo ascoltato la voce del Vescovo, la riflessione teologica, forse è il caso anche di sentire la voce del sociologo. Certamente, e con grande entusiasmo rivolgiamo al professore Diodallevi, che è sempre un acuto osservatore, quindi lui ci dà sempre delle osservazioni fuori al coro, quindi a lui rivolgerei, a partire da questa ulteriore pubblicazione, che è Il paradosso di Papa Francesco, come è stato possibile osservare, perché ho osservato che il successo di Papa Francesco non è pari al successo della Chiesa, o per meglio dire c'è un insuccesso della Chiesa e un successo di Papa Francesco. Professore Diodallevi, tra i suoi studi, le sue riflessioni, quali sono i limiti, ma anche i pregi,
che ha potuto individuare in questa fase di crisi, se vuole, anche del rapporto società-chiesa. Che cosa ha osservato? Quali le sue analisi? Partiamo dal testo che ci avete letto del Papa, il quale è stato pronunciato in un momento spiritualmente molto intenso e per il quale io porto una grande gratitudine personale e ecclesiale nei confronti del Papa. Riflettendo a freddo, quel testo rappresenta bene l'ambiguità di fronte alla quale noi oggi ci troviamo. Papa Francesco ci dice che la tempesta svela i trucchi, però è vero anche il contrario, cioè che nelle difficoltà noi indossiamo le maschere. Quindi credo che ci sia in questo momento bisogno di un'accentuazione, di una maggiore spregiudicatezza nel discernimento, perché ci troviamo di fronte a una grande domanda di sacro, cioè a una grande domanda di protezione dagli eventi che i credenti e non credenti avanzano, e invece la nostra esperienza cristiana è un'esperienza che sta non nella lunghezza d'onda del sacro, ma in quella del santo, esattamente in uno dei sensi che ci veniva richiamato da chi rifletteva prima di me sul tema dell'ascolto. E dunque dobbiamo dire che in questo momento la Chiesa è in seria difficoltà, è affascinata, attratta dalla possibilità di vendere sacro online, invece che dalla possibilità di dire parole che evidenzino nel presente che il Regno di Dio sta andando, riattivando quella dialettica tra parola e opera, che è costitutiva della dinamica di una rivelazione, e che è assolutamente estranea, soffre dell'affermarsi dell'ottica del sacro. Noi abbiamo visto in questi giorni un uso, un abuso della rete da parte di stregoni con senza tonaca che ci hanno venduto. Fermo un attimo il professor Diotallevi, perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria dopo la quale riprendiamo subito la riflessione. A tra poco. Ed eccoci ritornati dopo questa nostra breve pausa. Ripartiamo con la riflessione che avevamo interrotto col professor Diotallevi. Anzi, mi permetto di introdurre un nuovo argomento. Professor Diotallevi, il Papa parla nel brano che abbiamo ascoltato di tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente salvatrici. Utilizza proprio queste parole. Ecco, in maniera un po' provocatoria le chiedo, ma anche la frequentazione della parrocchia potrebbe essere in qualche modo annoverata in questa ragnatela di abitudini individuata dal Papa? Certamente sì, ma non solo la frequentazione della parrocchia. Noi sappiamo che qualsiasi atto umano è costitutivamente ambiguo e qualsiasi atto religioso, come ogni atto umano, è costitutivamente ambiguo. La disambiguazione di ogni atto umano nel senso del Vangelo la opera solo la carità, al punto che alla fine noi saremmo giudicati sulla carità, più ancora sulla coscienza che abbiamo delle sue ragioni, delle sue verità e dei suoi scopi. Quindi non c'è un atto che ripetuto incoscientemente salva. Insegna il Concilio, la coscienza può volgersi al bene solo nella verità e nella libertà. Ed è dunque nella libertà, amando o non amando, che i nostri atti prendono un significato e il loro significato opposto. In più, abbiamo visto, ma questo è un fenomeno comune a tutto l'Occidente, che, ecco, prendiamo questo esempio. Abbiamo osservato negli ultimi 30 o 40 anni trasformarsi consigli pastorali parrocchiali da assemblee nelle quali erano presenti persone, laici, che dedicavano poco tempo alla parrocchia, a assemblee nelle quali sono presenti i collaboratori del parroco. Questo è il tipico esempio del decadimento della Chiesa, in questo caso della parrocchia, a circolo che si riferisce solo a se stesso. Noi abbiamo bisogno nella Chiesa di persone, questo è il senso dell'associazionismo laicale, dell'apostolato dei laici, che non dedicano alle istituzioni ecclesiastiche la parte principale del loro tempo. La parrocchia
in larga parte, questo abbiamo i numeri per le indagini fatte in questi anni, ma ripeto, non è un fenomeno solo italiano, cerca di sopravvivere offrendo identità, appartenenza, sicurezza, ruoli. Pensiamo a Professor quante Tarazzo, a persone. questo riguardo possiamo chiamare in causa il vescovo? Ma certo, io penso che dovremmo chiedere al vescovo di Lamezia, che ha esperienza, dicevo, formativa e anche di missione, se vede in questo momento di tempesta già una luce, o per meglio dire, in questo momento di tempesta, per vivere la crisi come opportunità, è ancora possibile, cioè è possibile crisi come opportunità? Diciamo che se riflettiamo proprio anche a partire dalla parola crisis significa, viene dal greco, e camminare un po' sul crinale, no? E quindi potrebbe essere veramente un momento proficuo per discernere, per valutare. Non a caso Papa Francesco ci sta esortando in questo tempo a pensare e a immaginare il futuro. Io così con molta semplicità direi potremmo riprendere quelle riflessioni che Papa Francesco ci ha offerto a Firenze, un nuovo umanesimo. Un nuovo umanesimo a partire proprio dalla contemplazione di Gesù, no? Lecce Homo. Quella sera Papa Francesco da solo a Piazza San Pietro, che cosa ha contemplato? Ecco, il Cristo crocifisso. Significa fondamentalmente il messaggio di sempre. Cioè lasciarci raggiungere dal Vangelo, dalla serietà del Vangelo. Vivere il Vangelo sine glossa, così come diceva Francesco d'Assisi ai suoi frati. Ecco, lasciarci un po' inquietare dal Vangelo per pensare e immaginare un mondo nuovo, perché certamente, a Dio piacendo, uscendo da questa fase, non penso che noi possiamo riprendere come eravamo prima. Dobbiamo veramente ripensare la nostra umanità e improntarla sempre di più a criteri di fraternità, di vicinanza, di solidarietà, di cura, di preoccupazione. D'altra parte, i sacrifici che stiamo facendo, che cosa sono se non questo desiderio proprio di occuparsi, di preoccuparsi per le persone più fragili, più vulnerabili, quelli che non contano? E partendo da lì che noi possiamo immaginare una modalità nuova di rapportarci con gli altri, con la natura, con il mondo, ecco, in maniera diversa, differente. Ecco, lasciamoci proprio interpellare dalla verità di questa parola. Ecco, proprio a questo riguardo mi aggancio a quanto sta dicendo Monsignor Schillaci per chiedere a Padre Salvatore Farì, ma quale esperienza pastorale e missionaria, alla luce di tutto ciò, oggi è possibile per sostenere ed accompagnare le famiglie e i gruppi? Beh, credo che dalle letture, dal confronto che sto vivendo in questi giorni con alcuni confratelli sacerdoti, noto proprio una certa difficoltà, la difficoltà di superare l'identificazione della parrocchia con l'edificio stesso. Ecco, facciamo fatica. Per noi parrocchia è edificio. Invece questa esperienza del Covid ci ha catapultati fuori dal Tempio. Quindi vogliamo impegnarci ad essere una parrocchia generativa capace di creare l'incontro, di creare la relazione, perché il sacerdote è chiamato a generare l'incontro con Dio, decidersi per lui. Ed è molto bello
vedere come tanti parroci, tanti di noi in questo tempo stiamo vivendo catapultati fuori dal Tempio proprio attraverso l'esercizio della carità. Quindi grazie alla Chiesa, grazie alle comunità di vita consacrata, grazie alle diocesi, grazie alle parrocchie per questo esercizio di carità, perché capiamo che è nella carità che si rende credibile la parola annunciata. E questo è il tempo opportuno. E salutiamo e ringraziamo Padre Salvatore Farì, il professor Diotallevi, Monsignor Schillaci, il nostro navigatore, il professor Matarazzo, e introduco il nostro nuovo ospite d'eccezione, poiché oggi concludiamo il nostro ciclo di appuntamenti con la teologia, in cui abbiamo cercato di essere prossimi a voi tutti, di incontrare i vostri volti in questo tempo di distanziamento fisico. Sul volto dell'altro ha molto scritto e studiato Don Antonio Ascione, docente di filosofia contemporanea e antropologia religiosa della sezione San Tommaso d'Aquino. Benvenuto, professor Ascione. Salve, salve a tutti. A voi la riflessione e il compito di darci degli spunti da ricordare nel tempo a venire. Beh, certamente dobbiamo dire che questo periodo del coronavirus ci dà una lezione drammatica, una lezione dolorosa, e sarebbe ancora più dolorosa se questa lezione non fosse messa tra le cose più importanti della nostra vita. La prima cosa che ci insegna questo periodo è che noi ci siamo riscoperti fragili, vulnerabili, e dunque abbiamo bisogno gli uni degli altri, dobbiamo prenderci sotto braccio, come diceva in una bella immagine Papa Francesco, e camminare insieme, non lasciando indietro nessuno. Un'altra lezione che ci lascia questo coronavirus, anch'essa una lezione drammatica, che pur stando a casa noi abbiamo bisogno dei legami sociali che cominciamo a viverli però all'interno della famiglia. Pensate a quanti anziani sono andati via senza la possibilità di un'ultima carezza, di un ultimo affetto da parte dei parenti e anche degli amici. Abbiamo bisogno di un legame sociale che ci metta insieme, nella maniera più semplice, nella maniera più immediata. Sentiamo bisogno degli abbracci, dello stringerci la mano, e questo fa parte della nostra condizione umana. E infine, ci rendiamo conto che questo periodo è stato un periodo molto, molto grave dal punto di vista economico, che ha ingenerato una crisi globale. Noi ci siamo riscoperti anche dal punto di vista economico, sociale, molto molto fragili, molto molto deboli, e dunque ognuno di noi ha a che fare con l'altro, e ciò che io faccio qui oggi ha un riverbero anche dall'altra parte del mondo. Molti giovani probabilmente avranno davanti a loro un futuro ancora più oscuro, perché probabilmente non troveranno lavoro per un po' di tempo. Allora è il periodo nel quale, e questo coronavirus ce lo insegna, nel quale noi possiamo riprogettare il nostro futuro. Ma come? L'ultima lezione che ci dà questo periodo è che se noi vogliamo vivere, e vogliamo vivere felici, dobbiamo vivere insieme, convivere, darci una mano gli uni gli altri e non lasciare a piedi nessuno, ma tutti insieme progredire verso un maggiore sviluppo. E quindi un bene per tutti, ma un bene possibile per tutti.